c'è nemmeno una lira. Si tratta solamente di una raccomandata venuta dall'estero con 200 lire di soprattasse. Già papà pagate da me. Alfonsino mio. Che facciamo, suonate voi o sono io? Chi suona suona, non ha importanza, non mi fa arrabbiare. Va bene, allora sono io che suono meglio. Marhara, Marhara! E che vuole questo? Un momento, parla di francese. In alto! E ce l'abbiamo, signorina. Che cosa volete? Siamo venuti per parlare col console dell'Iran. Siete italiani? Napoletani. Liberi cittadini, persone per bene? Io sì, lui non lo so. Come io no? A lui. Bravo, bravo, così ti voglio, i furbo come tuo suocero. Che facciamo, entriamo? Ma sì, papà, diamoci alle orge. Domani andiamo nel deserto, chissà che cosa ci succede. E andiamo, papà. Entrate prima voi o entro prima io? Entra, non ha importanza. Entriamo insieme. Papà, passate le cerquette. Alfonsino? Yeah. Sentilo poco, spiegami sto rebus. Sì. Come mai a Napoli una sola moglie mi pesava e qua 30 mogli quasi quasi non mi bastano? Ah sì? Eh sì. E forse sarà l'aria? Ah, è l'aria. Ma tu mi dai una fionda a me e io ti do una bruna a te. Vai disponibile. Sei come di Gamba, che portoria piena. Guarda qua, guarda che bella. Stai con coppetta. Vedete la forza con questa mamma. Quelle sono meglio di tu sei uno scorpano, sei. Aspetta un po'. Uno scorpo. Ti faccio vedere io. Uno scorpano, eh? Ah, ecco, questo ci tenevi sotto tu, eh? Strega, iena maledetta, ma che cosa vuoi? Lasciami stare. Aiuto, il pericolo è grave. Per forza, è arrivata mia suocera. No, c'è di peggio. Il generale Fazel è in fuga. Abdul Tatok ha ripreso il potere. Adesso stanno assalendo il palazzo. Bisogna fuggire. Aspettami, non ti muovere, torno subito. Papà.